Super Sport 21 è presentato da Mida Sport, moda e sport sempre al top. Buongiorno a tutti, bentornati a Supersport 21. Domani sarà vigilia di Inter-Napoli, il campionato sta per tornare al touch. Troviamo il nostro Antonio Papa. Ciao Antonio. Ciao, buon anno Manuel, anche a te. Buon anno a tutti e buon anno anche a te, ovviamente. Allora, il campionato sta per tornare, allora lanciamo finalmente il primo sondaggio dell'anno. Eccolo qui, perché torna il campionato e torna bello forte, perché c'è subito Inter-Napoli e noi vi chiediamo quale sarà l'insidia di questa partita. C'è già qualche risposta, naturalmente ci arriviamo dopo. Potete intervenire anche inviandoci un WhatsApp, lo leggete il numero in sovraimpressione 081 762 3994, e chiaramente chiamandoci al solito numero 081 630 999. E allora dicevamo, tante le insidie, non solamente per il Napoli, ne saranno per tutte le squadre, perché si ripartirà praticamente da zero. E allora facciamo il punto soprattutto sulla probabile formazione del Napoli, ce ne parla in questo servizio il nostro Giancarlo Spinazzola. Neanche il tempo di stappare lo spumante per l'inizio dell'anno nuovo che il Napoli si è messo subito al lavoro in vista della ripresa delle ostilità. I ragazzi agli ordini di Spalletti si sono ritrovati il pomeriggio del 1 gennaio per ricominciare brindisi e allenamento. Non c'è più un minuto da perdere, perché il 4 si torna già in campo per inaugurare bene il 2023. Inter-Napoli a San Siro, una partita che spesso è stata uno spartiacque e quest'anno non fa eccezione. Fare risultato al Meazza significherebbe non solo iniziare bene l'anno nuovo, ma anche tenere a distanza una concorrente importante, forse la più importante di tutte per lo scudetto. Spalletti spera di recuperare Rachmani per mandare in campo la formazione tipo, ma il suo recupero è tutt'altro che scontato. Pronto l'ex Juan Jesus a completare il reparto con Kim. In cabina di regia Lobočka, con Zielinski ed Anguissa a formare il trio in mediana. In avanti Politano favorito su Lozano, altro reduce dal mondiale, mentre intoccabile è Victor Osimhen, il capocannoniere del campionato, a quota 9. Il nigeriano potrà contare anche sull'aiuto di Kvaratskhelia, finalmente recuperato e pronto a tornare decisivo. E allora colleghiamoci con la redazione di Leggo, perché abbiamo in collegamento il nostro Mario Fabbroni. Buonasera Mario. Eccolo, mi ha ascoltato. Qui. Eccoci qua, Mario. Buonasera, buon anno. Buon Ciao anno. Mario. Ciao Mario. Grazie. Grazie. Allora, la nostra domanda social è: qual è l'insidia di Inter-Napoli? Ma chiaramente ne sono tante le insidie. Tu, diciamo, dopo di soste di campionato, hai seguito diversi campionati, no, con il Napoli. Purtroppo a volte è andata bene, a volte è andata anche male. Però questo campionato è un campionato diverso dagli altri. Si riparte da zero, quindi le insidie non saranno solamente per il Napoli, ma diciamo un po' per tutte le squadre, Mario. Ma intanto c'è da dire che ci sono alcune caratteristiche, alcuni numeri che vanno assolutamente indicati. Per esempio, quando si riprenderà il campionato, i giorni di sosta saranno stati 52, cioè dal 13 novembre al 4 gennaio ci saranno 52 giorni di sosta, e questo basti solo per far capire che non è mai accaduto nella storia di, certo, credo, nessuno sport, 52 giorni di sosta non programmata, a meno che non stiamo parlando di campionati, diciamo, che si sospendono per tradizione, come quello della Russia o di altre nazioni, che però hanno anche una sosta molto più lunga, quindi anche molto più programmabile. Questa non è stata nemmeno fondamentalmente una sosta per tantissimi giocatori, quindi si è giocato un campionato del mondo. Insomma, ci sono state molte attrazioni anche per i migliori giocatori del mondo. Noi italiani purtroppo non c'eravamo, ma ci sono state chiaramente i migliori che si sono esibiti e hanno combattuto per il titolo più prestigioso a squadre. Quindi come ci saranno adesso, come si ritroveranno ai nastri di partenza quelli che hanno
giocato un mondiale, quelli che sono stati delusi dal mondiale, quelli che il mondiale l'hanno vinto, sono arrivati vicinissimi a vincerlo, quelli che il mondiale l'hanno visto solo per televisione. Insomma, io credo che non c'è nessuno in questo momento in grado di dire, certo, che se questa sosta è uguale alle altre soste. Le altre soste, purtroppo, per tradizione, quelle come dire, vissute a Milano, sia sponda interista che rossonera, meglio non ricordarle troppo, perché non siamo andati scaramanticamente pure, no, scaramanticamente, però ecco, mi pare che il Napoli è, anche dopo alcune sconfitte importanti, poi ha vinto lo scudetto, no? Successi a Firenze contro la Fiorentina, io ricordo perdemmo 3-1 con un gol da centrocampo di Monelli, te lo ricordi, Mario? Sì, assolutamente, quella, ma quella ricordo, anche, ricordo anche, ahimè, anche altre soste, purtroppo, soste del tipo appunto di quella di Milano contro, per esempio, il Milan, dove, se ricordi bene, andammo in vantaggio addirittura con Careca tanti anni fa, sì, che sembrava che fosse un altro anno di quelli magici, invece poi il Milan ci asfaltò per quattro. Però il Napoli dobbiamo anche dire che ha un vantaggio sostanzioso, cioè non era mai successo, no, che è, sì, come dicevi tu, una lunga, certo, sosta per tutti, però che una squadra non potesse è avere 8 punti di vantaggio e praticamente il titolo di campione d'inverno in tasca e 10 punti sulla Juventus, quindi questo è un altro dato importante sul quale, ecco, dobbiamo, ecco, dobbiamo puntare, perché è un vantaggio sostanzioso, cioè è un patrimonio, no, inestimabile, no, di punti in questo momento, soprattutto perché si riparte da zero, Mario. Il vantaggio è veramente alto, grosso, consistente, sia numericamente che dal punto di vista degli inseguitori, è un'impresa notevole che poche volte credo possa essere annoverata. Io credo che tanti punti sono stati recuperati in pochissime circostanze e tra l'altro quasi mai per recuperare uno scudetto. Io non lo ricordo nettamente, certo, un vantaggio così. Ma poi con un Napoli che ha dimostrato di essere una squadra praticamente imbattibile nella prima parte, quindi si riparte da certezze importanti che arrivano dal campo, che arrivano dalla classifica e soprattutto rispetto alle altre che non sono riuscite a tenere il passo del Napoli. Basta pensare che i campioni d'Italia del Milan sono a 8 punti. Ma andiamo al telefono, c'è il primo ascoltatore dell'anno, Antonio da Campagna. Buonasera, Antonio. Buonasera, sono Antonio da Campagna. Buonasera Antonio, buon anno, buon anno. Grazie anche a voi con la trasmissione onoraria, diciamo. Volevo dire, ma com'è che hanno l'arbitro e un'altra volta Sozzo, Milan Fiorentina, hanno messo Inter Napoli? Com'è questa? Cioè, non lo capisco io. E adesso ne parliamo. Grazie Antonio per aver chiamato. Mario, che ne pensi di questa designazione? Perché sta facendo un po' il giro del web, no? Ci sono già polemiche su, web, su questa designazione. Web, sì, sul web ci sono commenti piuttosto variegati, e uso questo termine per evitare altri. Sì, un po' sorprendente per certi versi, anche perché Sozza fa parte degli arbitri di Seregno, della sezione di Seregno, che come sapete è una sezione molto vicina a Milano, ma questo chiaramente, come non è valso all'epoca per arbitri, diciamo, di derivazione napoletana, non deve valere nemmeno in questo caso. Certo, ha lasciato un po' qualche mugugno da parte dei tifosi, speriamo che Sozza sappia invece tranquillamente arbitrare questa, che forse è la partita più delicata, ho l'impressione, di tutto il campionato, perché appunto arriva dopo tutte queste premesse, sosta lunghissima, incertezza totale e poi delicatezza dell'incontro, perché per l'Inter chiaramente è l'ultima spiaggia, ma anche le altre guardano a questa partita più psicologicamente che sotto altri profili, però il Napoli deve sapere appunto che le proprie certezze, come dicevi tu, possono veramente essere determinanti. Io credo che alla fine le certezze del Napoli saranno molto molto più forti
dei tentativi degli altri di inseguire e di dimezzare gli svantaggi. Antonio, andiamo sul web. Sì, perché voi anticipavate il tema sulla designazione di Sozza, che ha sollevato parecchie polemiche, sia perché appunto viene considerato milanese, anche se fa parte della sezione di Seregno che si trova in Monza Brianza, quindi diciamo che tecnicamente non c'è nessun illecito appunto nel designare Sozza come arbitro di una squadra milanese. C'erano state le stesse polemiche nell'ultima partita che ha arbitrato Sozza in Serie A, ovvero Milan-Fiorentina. E noi gli ha detto benissimo, perché lo leggiamo qui, perché infatti come ricordiamo è stato molto discusso l'arbitraggio di Sozza, perché ci sono stati un paio di episodi veramente clamorosi da Moviola in quella partita a favore del Milan. Chiaramente poi si generano i soliti complottismi, è nato anche, appunto leggiamo qui, si era anche diffusa una fake news di una presunta fede nerazzurra. Chiaramente su queste cose qui gli arbitri solitamente sono superiori a certe dinamiche, quindi è chiaro che si genererà sicuramente qualche polemica, però sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano. Allora, velocemente, leggiamo innanzitutto Brozovic salterà il Napoli, leggiamo velocemente, rapidamente, Antonio, anche le parole in conferenza stampa di Lautaro Martinez. Cosa dice Lautaro? Sì, perché come dicevi benissimo tu, Marcelo Brozovic si è fermato e quindi diciamo che appunto... Eccole qui, le vediamo. Sì, eccole qui, vediamo le parole di Lautaro Martinez. Temiamo la qualità che ha il Napoli, dobbiamo fare bene le pressioni senza palla e fare il nostro solito lavoro, basare la partita su palla nostra e prepararci bene. Sarà una partita importante per il nostro futuro. Questa è la frase chiave, no, delle dichiarazioni di Lautaro Martinez, perché ovviamente... A Napoli temiamo questa gara, ma ovviamente a Milano la temono ancora di più, perché è una sorta di dentro fuori, no, per l'Inter, vista la distanza in classifica. L'abbiamo anche vista con molto piacere. E poi cosa aggiunge? Credono lo scudetto, eccolo, non è qui. Ancora finito il girone d'andata, abbiamo perso punti importanti, ora ci aspetta una gara importante mercoledì, dobbiamo fare una partita intelligente, siamo tutti pronti, anche Lukaku sta bene, poi sceglierà il mister. E sulle parole di Lautaro Martinez noi ce ne andiamo un attimo in pubblicità, restate con noi, torniamo tra poco. Mida Sport, moda e sport sempre al top. Ad Arzano, Pozzuoli, Pompei e Avellino. Natale a Città della Scienza. Fino all'8 gennaio, un mese di scienza, gioco e fantasia. E il 6 gennaio, la grande festa della Befana. Info www.cittadellascienza.it. È il momento di passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. Stanco del solito negozio di elettronica? Scegli gli esperti Apple, scegli R-Store. Trovi tutte le novità Apple e la consulenza per la scelta del prodotto più adatto a te. Ti aspetta un team di tecnici qualificati che ti offre la migliore assistenza certificata Apple. R-Store è vicino a te, anche con finanziamenti o noleggio, per avere sempre i dispositivi che ami. R-Store, more than a store. Siamo con voi ogni giorno per darvi sicurezza e comfort. Siamo con voi quando il lavoro richiede una performance sempre perfetta. E restiamo con voi anche nei momenti di relax. Scarpa antinfortunistica Leuer. Tecnologia a tre densità per un comfort di qualità. Leuer, dal 1987. 100% made in Italy.
Big Food è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via Provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Ogni sogno si trasforma in realtà. Famar, il vostro sonno porta la nostra firma. Benvenuti da Cinella Arredamenti. Questa volta sono da solo a presentarvi questo straordinario mobilificio. Una chiamata. Chi sarà mai? Erennio, ciao, non potevo lasciarti da solo. Mi trovo nella sede di Viargine di Cirella Arredamenti, dove c'è una nuova esposizione con tante belle soluzioni di qualità. Brava Lia! Ma anche qui, a Charlie Chaplin, c'è un'esposizione straordinaria. E hai ragione, ma adesso parliamo delle offerte del momento. Sì, per chi acquista una cucina Lube con 4 elettrodomestici, 2 sono in omaggio. E se acquistate nella nuova esposizione una cucina con 4 elettrodomestici, in regalo una Smart TV da 50 pollici. E possibilità di finanziamento senza busta paga fino a 5.000 euro. E come sempre da Cirella Arredamenti, trasporto e montaggio in omaggio. Cirella Arredamenti. Venite in una delle due nostre sedi. E noi ci troverete qui. Cirella Arredamenti. Dove posso trovare tutto, ma proprio tutto ciò di cui ho bisogno? Lo so io, ma è solo da Mister Risparmio. Tutto puoi trovare per risparmiare. Detersivi, alimentari, cosmetica, giocattoli, ferramenta, biancheria, scolastica, bigiutteria e tanto altro. Prendi di più e spendi di meno. Cerca il negozio più vicino a te, scarica l'app Mister Risparmio e visita www.misterrisparmioshop.it. Seconda parte di Supersport 21, allora torniamo un po' alle statistiche, no? È un po' una gara maledetta, io ricordo quella della passata stagione, Antonio, Inter-Napoli, maledetta non solo nel risultato, poi si infortunò Osimhen con quello scontro clamoroso con Skriniar, no? Fu un po' il gol mancato all'ultimo da Mertens che poteva permettere al Napoli di pareggiare. Vediamo un po' le statistiche, i numeri. Sì, perché siamo andati a vedere gli ultimi Inter-Napoli, come vediamo non è esattamente un ruolino simpatico quello del Napoli nelle ultime con l'Inter. L'ultima vittoria è quella, la ricordiamo, quella del 12 febbraio 2020 in Coppa Italia, quando poi il Napoli la Coppa Italia la vinse col gol di Elmas. Le ultime invece le ricordiamo tutti, appunto quella che dicevi tu, col gol di Lautaro Martinez nel finale, quella precedente con l'espulsione di Insigne, il gol sul rigore di Lukaku, l'altra con l'espulsione di Koulibaly che condizionò. Ogni partita di queste qui è sempre stato uno spartiacque per la stagione del Napoli. Ha rappresentato appunto il momento in cui il Napoli ha iniziato a calare. L'anno scorso l'Inter, battendo il Napoli, si avvicinò alla vetta e poi fu l'inizio appunto di un momento un po' particolare per il Napoli, ma praticamente ogni anno negli ultimi anni è stato così. Speriamo che non sia così anche quest'anno. Allora andiamo al telefono, Cosimo da Castellammare. Buonasera Cosimo. Buonasera, ciao Manuel. Prego. Buonasera, buonasera a te. Complimenti. Grazie, grazie. Oh Manuel, voglio dire una cosa. Sì. Mi senti? Sì, forte e chiaro, vai. Ah, ok, allora io penso che il Napoli a Milano ce la può fare. Certo. Perché? Perché il Napoli, i giocatori nazionali non sono andati tanti, sì, sono andati pochi. Ma l'Inter, parecchi giocatori sono andati in nazionale. Io penso che il Napoli sarà meglio di loro. Mentalmente più meglio, perché Zalisca è uscito meglio fisicamente, diciamo, meglio perché sono andati poco, hanno fatto quasi tutti il ritiro tranne i 5 tutti, nazionali. Sì. Bravo, questo voglio dire. Chiaro. Il Napoli pensa che il Napoli a Milano ce la può fare, se ci credono ce la può fare. Grazie. Se ci credono, grazie, voglio Cosimo, che il Napoli la distruggia all'interno, speriamo sia così. Grazie Cosimo. Andiamo da Mario nella radiazione di Leggo. Mario, ti chiedo un po' anche rispetto, no, alle condizioni dei nazionali, ecco, chi prevedi in questo primo 11 di formazione titolare dall'inizio?
Ma io credo che il Napoli onestamente non cambierà tantissimo rispetto alle ultime esibizioni, quindi semmai esiste un 11 dei titolari di Spalletti sarà sicuramente quello che è stato più collaudato fino a questo momento, i nomi li sappiamo tutti, a volte ci sono formazioni che puoi citare quasi a memoria, no? Come all'epoca poteva essere anche la stessa Inter degli anni 70, 60, eccetera. Penso che il Napoli giochi con un sistema abbastanza collaudato. Il mio giudizio è che ci sarà bisogno di un po' di muscoli di più a centrocampo, ma anche la velocità sarà un'arma molto importante e quindi Osimhen, a mio giudizio, può essere un grande spauracchio per la difesa dell'Inter, che non mi sembra assolutamente così impermeabile ai giocatori veloci. Quindi io onestamente vedo una partita, innanzitutto va detto che una partita del genere non è difficile prepararla per nessuno dei due allenatori, l'avversario è grande, l'attesa è tantissima. Ecco, può giocare un ruolo determinante, secondo me, l'elemento psicologico, proprio l'attesa e le attese. L'Inter sa che se sbaglia questa partita è virtualmente fuori dai giochi. Il Napoli può anche pensare che ci sia una situazione diversa e non gli cambierebbe quasi nulla. Dico quasi perché poi sapete che non è proprio così. L'aspetto psicologico per me nello sport è importantissimo. Aggiungo solo un elemento curioso, se vogliamo. Io penso che anche per aspetti che non sono proprio direttamente dipendenti dal gioco del calcio, e mi riferisco alla situazione Juventus e forse anche qualche altro club, le inchieste varie, insomma il palazzo del calcio che fino a questo momento ancora non sono state ben delineate, ma io credo che paradossalmente, anche politicamente parlando, uno scudetto al Napoli possa essere, diciamo, conveniente per tutti, potrebbe rappresentare quella boccata di aria nuova anche per ripartire. Del resto, proprio oggi Gravina ha mandato una lettera a tutte le società, il presidente della Federcalcio, dicendo appunto di prepararsi a una stagione di riforme. Significa che ci sono dei cambiamenti, delle situazioni nuove, e il Napoli campione potrebbe essere, certo, anche proprio una luce diversa su questo calcio. E allora andiamo per gradi, perché prima di arrivare dobbiamo sfidare l'Inter, e però ti chiedo, Antonio, un po' le probabili formazioni, perché domani ascolteremo in conferenza Spalletti e parlerà alle 11, però ci sono un po' di dubbi, no? Rachmani ce la fa secondo te? Poi il dubbio potrebbe riguardare il centrocampo, forse anche sì. Sa non è ancora al meglio, e questo poi lo stabiliremo poi all'ultimo momento, potrebbe giocare Dombele. Vediamo un po' le formazioni probabili. Sì, perché in realtà il dubbio più grande riguarda proprio la presenza di Rachmani, perché non è al meglio, e appunto se non dovesse farcela la difesa sarebbe composta da Kim e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Io penso sia più probabile un Juan Jesus, Kim, Rachmani, sì. Credo che potrebbe eventualmente partire alla panchina, non so. Anche perché pensare. Si è aggregato da pochissimo al gruppo, è stato fermo per tutta la sosta praticamente, anche da prima, quindi non credo che Spalletti voglia rischiarlo. A centrocampo o Anguissa o Zielinski, che sono i due reduci dal mondiale, potrebbero appunto lasciare il posto a Ndombele, che tra l'altro ha fatto un, vogliamo chiamarlo, precampionato? Certo, sì, lo dobbiamo chiamare assolutamente. Ha fatto un precampionato importante. Poi il classico ballottaggio Politano-Lozano. Sì, ma Politano è molto favorito. Certo. Kvaratskhelia ha recuperato al 100%, quindi sarà in campo sicuramente. Osimhen ovviamente in questo momento è intoccabile. C'è curiosità anche per quell'esperimento che ha fatto Spalletti in amichevole di Raspadori mezzala, però credo che al massimo lo vedremo a partita in corso e non certo in queste partite qui. No, chiaramente non in partenza. Vediamo anche l'Inter, ce l'abbiamo l'Inter, la probabile? La probabile dell'Inter, intanto c'è un dubbio che riguarda con Brozovic sostituito da Mkhitaryan, sarà Çalhanoğlu in realtà il regista con Mkhitaryan a fare l'interno di centrocampo.
campo. L'altro problema dell'Inter è quello relativo all'assenza di De Vrij in difesa, giocherà Acerbi con Bastoni e Skriniar, e in avanti questo deve essere il punto di forza del Napoli, ecco la, sì. Anche se ti devo dire la verità, il De Vrij attuale non sarebbe stato un grosso problema secondo me, perché non è nella sua miglior stagione, anzi non è nelle sue due migliori stagioni, perché viene, ma la cosa bella è che noi non sappiamo la condizione di nessun calciatore, cioè sì. Quindi non sappiamo né da parte del Napoli, bene o male, ecco, di Rachmani ne parlavamo, sappiamo sì. Che gli altri hanno svolto praticamente tutto il ritiro, però è chiaro che la condizione è come se fosse la prima giornata sì, di campionato sì. questo proprio è il bello di questo campionato. Poi in casa Inter i problemi non sono mancati, perché anche davanti ci sono Lukaku e Lautaro, che per motivi diversi potrebbero non far parte della partita, quindi diciamo che c'è un ballottaggio a tre fra Dzeko, Lukaku e Lautaro, quindi probabilmente giocherà Dzeko, è uno dei due fra l'Argentina. Dzeko forse è quello più in forma dell'Inter. Sì, eh? Assolutamente. Andiamo al telefono, Andrea da Caserta, buonasera Andrea, buon anno. Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Sì. Faccio prima di tutto faccio un saluto a voi tre, buon anno specialmente. Io devo dire la verità, dopodomani sarà una partita molto difficile. Certo. Io è inutile che ci riuniamo, facciamo e non facciamo. A me un Bari vale 3 punti in classifica, perché è inutile in Napoli deve guardare entro la sua casa, né deve guardare agli altri, perché guardando agli altri non andiamo da nessuna parte. E io te l'ho detto, prima di morire voglio questo scudetto. Vabbè. A me non mi interessa la Coppa dei Campioni, non mi interessa la Coppa Italia, mi interessa lo scudetto. Devi fare su quei 6 milioni di spettatori che stanno ascoltando al grande lui. Se n'è andato anche un grande nome, se n'è andato, come Pelé. Certo. È andato un grande nome, veramente, è un grande calciatore. Grazie Andrea, grazie per aver chiamato. Buon anno, buon anno. E allora, dicevamo, è chiaro che secondo me bisogna andare con la certezza del Napoli che abbiamo visto nella prima parte di campionato, ma ecco, un pareggio secondo me al pronti via, no? in questa partita insidiosa non sarebbe male, no Mario, che ne pensi? Anche un pari, vabbè che abbiamo visto il Napoli che praticamente ha vinto tutte le trasferte contro le avversarie più importanti, ha vinto a Roma con la Lazio, a Roma con la Roma, a Milano col Milan, aspetta un attimo che nel frattempo si è spento il relè, esatto, aspetta, vado un attimo a riaccendere. Allora dicevamo Antonio, il Napoli anche un pareggio secondo me non sarebbe male, chiaro che si va là col piglio della capolista ad imporre il gioco, a far vedere quello che è riuscito a fare il Napoli nella prima parte di campionato, ma anche un pari, no Mario, è tornata la luce. Allora no, diceva... no, la luce qui c'ha un relè, io se non mi metto in direzione della luce si spegne, perché no. Come sai le aziende hanno provato a risparmiare anche giustamente sulla bolletta energetica, ed è giusto anche fare questi tipi di situazioni. Comunque al di là di queste battute, io penso che il pareggio potrebbe anche essere un risultato naturale, e ti spiego perché. Perché io personalmente ritengo l'Inter la vera antagonista del Napoli per lo scudetto, perché è una squadra che secondo me ha le caratteristiche per poter durare un po' di più. È curioso che le tre squadre, a mio giudizio, coinvolte nello scudetto, cioè nel discorso scudetto, cioè Inter, Napoli e Milan, sono le tre, chiamiamole così, superstiti della Champions, e quindi anche il discorso di come andrà la Champions non sarà assolutamente ininfluente, certo. nella lotta per il tricolore. Quindi certo il Milan deve difenderlo, perché è giusto che debba difenderlo, ma alla lunga credo che l'Inter possa essere la squadra più ostica, perché fondamentalmente l'anno scorso forse l'Inter veramente l'ha perso quello scudetto, perché era la squadra indiziata maggiormente. Ecco, allora è importante che il Napoli dimostri a Milano il valore che fino a questo momento ha veramente lasciato tutti senza parole, perché non c'è niente da dire su questo Napoli, ha dominato la scena in lungo e in largo. Altro break di pubblicità, ci fermiamo un altro po', ma restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Natale a Città della Scienza. Fino all'8 gennaio, un mese di scienza, gioco e fantasia. E il 6 gennaio, la grande festa della Befana. Info www.cittadellascienza.it. Quando pensiamo alla casa, immaginiamo un luogo sicuro, ma spesso non ci accorgiamo dei pericoli nascosti. Sottovalutarli potrebbe esporti al rischio di incidenti domestici più o meno gravi. Per te, che ti occupi a tempo pieno della casa, INAIL è al tuo fianco con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Scopri di più su inail.it. INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Da gennaio su canale 21 Gigi, un programma veramente. No, Peppi, te mi sa tenda in gol. Tu sei da colicista. Ti devo trovare un bocco, se no. Ma che c'è da lì, non è che. No, panino ogni appelleccio, ti mangiato. Ma infermiera di notte, capo tu. Ma che ruggiola, Peppi, ma. Gigi, un programma culturale. Gigi, da gennaio. Su canale 21. Dove posso trovare tutto, ma proprio tutto ciò di cui ho bisogno? Lo so io, ma è solo da Mister Risparmio. Tutto puoi trovare per risparmiare. Detersivi, alimentari, cosmetica, giocattoli, ferramenta, biancheria, scolastica, bigiutteria e tanto altro. Prendi di più e spendi di meno. Cerca il negozio più vicino a te, scarica l'app Mister Risparmio e visita www.misterrisparmioshop.it. Inutile, Peppe, che aspetti la calza della Befana, tanto a te solo carbone può arrivare. Ma devi lavorare prima, il 4 gennaio c'è Inter-Napoli, riparte la Serie A, viva Dio! Il carbone fa molto comodo di questi tempi, visto le bollette, e poi l'anno successivo a una vittoria o a una finale mondiale dell'Argentina, il Napoli vince lo scudetto e io a Befana l'aspetto per giugno, se non prima. Calmi, 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 incrociamo le dita, intanto c'è molta voglia di Serie A e noi vi aspettiamo con Campania Sport, che riparte dopo Inter-Napoli, collegamenti in diretta da Milano, le conferenze stampa con la voce dei protagonisti. Ci ritroviamo tra pochissimo, buone feste a tutti. Campania Sport, in collaborazione con Carpisa, Confetti Crispo, Acqua Santo Stefano, R-Store, Mida Sport, Energas, Leuer, Prestito Più. La condizione di forma di alcuni degli attaccanti del Napoli potrebbe essere una situazione positiva per gli azzurri sicuramente. E allora passiamo un po' al punto del mercato del Napoli, lo facciamo nel servizio curato dal nostro Giancarlo Spinazzola. Il mercato ha aperto ufficialmente i battenti ed il Napoli aspetta solo l'ok per formalizzare la prima operazione. Zanoli rinnova e va in prestito alla Samp. Al Napoli arriva, sempre con la stessa formula, il terzino polacco Berezinski. Reduce dal mondiale con la Polonia di Zielinski, è un rinforzo di esperienza come vice di Lorenzo. E con la Sampdoria si lavora anche per far tornare dal prestito Nikita Contini, per regalare a Spalletti un portiere di esperienza, visti i continui problemi fisici di Sirigu, finito nel mirino di club di Serie A e Serie B. Giuntoli però si muove anche in vista di giugno, piace come una I, centrocampista dell'Angers e protagonista al mondiale, con la maglia del Marocco, una valutazione di 20 milioni di euro che non spaventa il club azzurro. Il DS è pronto a chiudere in questa sessione di mercato, per poi lasciare in prestito il calciatore al club francese, una mossa che potrebbe essere decisiva per aggiudicarsi il talento marocchino. Napoli però attivo anche sul fronte rinnovi, solo da annunciare quello di Lobotka, molto vicino fino al 2027, anche quello di Rachmani. Poi toccherà di Lorenzo recarsi a vita al club azzurro, per un Napoli già proiettato al futuro. Allora, mercato di rinnovi, Mario, soprattutto perché sta per arrivare l'ufficialità per Lobotka, Rachmani, si sta lavorando per Di Lorenzo, lo scambio Berezinski-Zanoli è addirittura d'arrivo, potrebbe tornare ecco, anche Contini, ma secondo me, ecco, ti chiedo del portiere, perché Sirigu, da quello che mi risulta, potrebbe andare alla Regina, piace anche al Cagliari, quindi
Ti convince Contini come secondo di Meret eventualmente? È una mossa, beh, intanto è anche lui un prodotto del diciamo, azzurro, in un certo senso. Quindi io non lo so se mi convince fondamentalmente, se proprio dobbiamo dirla tutta. A me piaceva l'idea di Sirigu, di un portiere molto esperto, che a mio giudizio se proprio, credo, scusa, possa... ti interrompo un attimo, perché ecco, se proprio dovessimo trovare un neo, come dire, un qualcosa da criticare in maniera costruttiva, sul mercato del Napoli, che è stato secondo me il migliore, se vogliamo, della storia, ma soprattutto della gestione targata De Laurentiis. Ecco, la gestione portieri è un qualcosa che, sulla quale non mi ha convinto, ecco, come ha operato il Napoli già da quest'estate, quando si trattavano più portieri, Kepa, Keylor Navas, Meret era in forza, anzi doveva andare via, poi è rimasto, ha rinnovato il contratto, adesso è arrivato anche Sirigu, però Sirigu va via, arriva Contini, come dire, è una gestione sulla quale io sinceramente, ecco, l'unico neo su questo mercato del Napoli lo trovo nella gestione della porta. Non so se sei d'accordo anche tu, proprio se dovesse andare via Sirigu, attenzione. Beh, guarda, ti stavo dicendo che a mio giudizio invece l'operazione Sirigu è stata un'operazione tranquillizzante, perché Meret ha ricavato, secondo me, molta sicurezza, molta tranquillità. Era un giocatore che a un certo punto o cedevi o dovevi puntare a recuperare. Hai deciso di recuperarlo e Sirigu è stato sicuramente un uomo molto più importante nello spogliatoio e probabilmente anche in fase di allenamento, che non per le prestazioni, che ovviamente probabilmente non si richiedevano al giocatore. Io non so se Sirigu abbia proprio tutta questa voglia di andare via. Certo, il giocatore vuole giocare, alla sua età probabilmente. L'offerta alla regina c'è stata, attenzione, certo, c'è stata l'offerta. No, voglio dire, probabilmente vuoi giocare, nessun atleta vuole stare a guardare. Però con questa prospettiva del tricolore, tu te ne andresti? Questo non lo so, però non lo so, forse non lo so. Ecco, se sei coinvolto nella giostra, molto probabilmente sì. Se sono meno coinvolto, è chiaro che cercherei di andare a giocare. Mi metto nei panni dei calciatori, faccio l'avvocato del diavolo. Però andiamo al telefono, sentiamo Nicola che ci chiama da Aversa. Buonasera Nicola. Buonasera, tanti auguri di buon anno. Buon anno. Senti, oltre a voler sorvolare sulla designazione dell'arbitro Sosta, mi sembra un sistema molto, vabbè, non fa niente, se vogliamo, sarà una delle insidie che troveremo sul nostro cammino. Volevo fare una domanda, per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter, con Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu, non mi sembra che il Napoli sia un po' superiore, diciamo così, se la potremmo giocare proprio a centrocampo, là dove è il fulcro della partita. Grazie Nicola, grazie. Ti faccio rispondere da Mario. Sicuramente io credo che il centrocampo del Napoli sulla carta è superiore a tutti in questo momento in Italia, Mario. Però, sì. Come dicevi tu, forse l'anello debole dell'Inter è la difesa con la profondità di Osimhen, con le accelerazioni di Kvaratskhelia. Credo che lì si giocherà, no, il punto più importante della gara. Sei d'accordo? No? Rispondiamo sì, al nostro ascoltatore. Sì, sono d'accordo e credo che mai come questa volta degli opposti centrocampo sarà decisiva, secondo me. Ci sono soprattutto due giocatori abbastanza simili per caratteristiche e che possono determinare gli esiti anche di diverse azioni, non dico dell'incontro, ma di diverse azioni. Secondo me sono Barella e Zielinski, che sugli opposti schieramenti possono, con i loro inserimenti e anche con l'ottimo tiro di cui sono dotati entrambi, possono essere quelli che una volta i cronisti di un po' di anni fa chiamavano i frombolieri, no? Quelli che dal limite possono appunto scoccare quel tiro che può determinare la rete, perché è difficile da intercettare, in attesa. Entrambi secondo me sono pedine
molto, molto, molto decisive. Abbiamo lasciato un Barella che nell'Inter stava a 1000, abbiamo lasciato un Zelinski che nel Napoli stava a 1000. Io credo che probabilmente già questi due attori saranno importanti, ma secondo me l'uomo determinante sarà ancora una volta Osimhen, ma lo dico con quasi certezza, perché certo, la capacità di questo ragazzo anche di migliorarsi tecnicamente negli ultimi mesi, c'è stato sicuramente un miglioramento. Io credo che la difesa dell'Inter, così com'è, se non verrà aiutata molto dal centrocampo, avrà tante difficoltà contro gli opposti del Napoli, ma anche e soprattutto in fase centrale. Un po' di muscoli del Napoli al centrocampo probabilmente sono determinanti, anche perché il recupero di Anguissa accanto a quello insomma degli altri due giocatori, credo titolari, io definisco titolari perché mi sembra che questo Napoli abbia una propria fisionomia molto chiara e dei sostituti altrettanto all'altezza, ecco perché è lì davanti e sono convinto che ci resterà. Allora, prima di andare a leggere un po' i commenti, Antonio, sui nostri social, leggiamo qualche dichiarazione di Roberto Mancini alla Gazzetta dello Sport. Ha detto: il Napoli a gennaio incontra Inter, Juve e Roma, diciamo che con tre vittorie meriterebbe un'ipoteca, metterebbe, scusate, un'ipoteca seria. Le inseguitrici sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli, però devono correre tanto e forte. Poi dice ancora: il Napoli era in una condizione psicofisica straordinaria, difficile parlare della sosta come un vantaggio. Momento di difficoltà in una stagione arriva sempre, magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre. Poi conclude dicendo: mio figlio Andrea mi aveva parlato di Kvaratskhelia come un fenomeno già 5 anni fa. Aveva ragione, oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte sei forte. Se non ti consentono più di fare certe cose, ne fai altre. Allora, leggiamo qualche commento sulla nostra pagina social dei nostri ascoltatori. Sì, perché abbiamo chiesto su Instagram appunto qual è l'insidia di Inter-Napoli. Sono tanti i commenti. Leggiamo Massimo che ci dice: la nostra difesa, Juan Jesus non mi ha mai convinto, Ostigard l'ho visto scarso nel giocare la palla in possesso. Lello ci dice sempre forza Napoli, Ugo Mercurio si focalizza sull'arbitro, tempi addietro abbiamo detto ci hanno mandato un arbitro milanese, chi se ne frega, vinceremo per superiorità tecniche. L'arbitro, spaventa di più Osimhen, ci dice Ciro Tris Morrison, Enzo Arcopinto ci dice Barella e Dzeko, molta attenzione a questi due. Ecco qui anche Matthew e Manu Terlizzi si focalizzano sull'arbitro. Anche su WhatsApp ci sono arrivati diversi messaggi, molti relativi alla designazione di Sozza, ma poi ci sono anche considerazioni, ci chiedono come sta Kim, in che condizione Kim sta bene, giocherà. L'insidia più grande è l'incognita della ripresa, perché le ultime due partite amichevoli hanno creato dubbi, infatti c'è sempre questa incognita delle amichevoli che sono andate male. Pietro da Montreal ci fa gli auguri di buon anno. La vera insidia è il panettone, di solito il Napoli perde sempre, ma forse quest'anno il panettone resta a Milano. Un abbraccio da Carmine, da San Giorgio del Cremano, che salutiamo. Chiudiamo con le dichiarazioni di Ottavio Bianchi, che la vede così, dice: se l'Inter dovesse perdere sarebbe out dalla corsa Scudetto, il Napoli deve fare la corsa invece solo su se stesso, da tempo il Napoli è nell'elite del calcio, se sei più bravo vinci, ma spesso a Napoli c'è troppo vittimismo, aspetto che ho combattuto che fortemente, dice Bianchi. Mi piacciono le dichiarazioni di Ottavio Bianchi. No, Mario, non bisogna fare vittimismo. Ecco, sentivo troppi che dicevano l'arbitro. Il Napoli quest'anno ha dimostrato di essere forte, deve vincere a prescindere da queste cose. Chiudo con te e ti saluto, Mario. Sì, sono belle parole quelle di Bianchi, che tra l'altro sa come si vince a Napoli e poi è un uomo del nord, del lavoro, della serietà. Credo che mai come quest'anno il Napoli, tra lavoro, serietà e comportamento ottimale, sembra quasi uno squadrone del nord, diciamoci la verità. Grazie a Mario Fabbroni dalla redazione di Leggo, grazie per essere stato con noi a Supersport 21. Ciao Mario. Buonasera, ciao a tutti. Grazie ad Antonio Papa, al Touch, onnipresente. Grazie a te, un saluto a voi. Ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, ascolteremo le parole di Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, ma vi lasciamo in compagnia del meglio del Peppi Night Fest. Ciao, a domani. Supersport 21 è stato presentato da Midasport, moda e sport sempre al top.